Dicono che il mattino all'oro in bocca. Qui a Londra solo il nuvolo c'è in bocca. Però è vero. Se volete rapinare questo posto dovete tirare sulla maniglia e poi Dai. chiudere. Già ieri abbiamo avuto difficoltà con questa stronzata. Oggi direi di andare in direzione Camden Town, anche se potremmo farlo domani in teoria. E questa zona, come pensavo, è tutta una zona mercato. Gli stand con i giubbini a 5 pound, i jeans a 15, che però sembrano anche belli tra l'altro. È un quartiere simile a Camden Town il nostro, però un pelo meno, un pelo. Giusto, giusto, un pelo meno. Tra l'altro ieri, mentre tornavamo con il pullman, purtroppo è corsa via la velocità della luce, abbiamo visto una volpe, ma non un proprio una volpina, proprio una volpe di quelle da bosco. Bellissimo. Ma ci sarà un parco più in là, di sicuro. È scappata perché, vabbè, giustamente non è il suo habitat qui. Probabilmente è venuta a cercare da mangiare. No, vabbè, più che altro è stata velocissima. È stata più veloce di lei ad attraversare la strada. È stata velocissima, proprio ha fatto così ed è passata in mezzo alle macchine ed è andata via. E poi via come un'anguilla. Ieri sera, mentre tornavamo, abbiamo trovato quel posto lì che si chiama The Communist Kebab. Ora, va bene tutto. Ma che carne usano? E perché da queste parti spariscono i bambini? Aspetta. Camden Town, paradiso per chi compra cazzate da un po' tutto il mondo. E se posso dare una preferenza per oggi a pranzo, io vorrei provare Wendy's, che è una catena che c'è in America. In Italia non ce n'è neanche una. Ho freddo. Farò una compilation di tutte le volte che hai detto che hai freddo. Ho freddo. Abbiamo preso rifugio politico in uno Starbucks che qualcuno stava morendo di freddo. Il tuo gingerbread latte. Che è già qui lo scontrino. Non smetterò mai di ripeterlo all'estero. Noi italiani ci riconosciamo sempre. Fra italiani lo capisci subito quando c'è un altro italiano. Oh, scendi giù il cane che lo piscio. Salutami a tutte. Amo, adesso ti vengono a cercare a casa. Amo, un saluto alle tue amiche. Ma dai. Ciao amiche della Debora. Smettila. La domanda giusta è: visto che non abbiamo contanti, accetteranno il POS? Posso dirti che egoisticamente vorrei comprartelo e mettertelo addosso quello? Fumetteria di Camden Town. C'è qualcosa di bello tipo Evangelion? Questo è lo spin-off dove loro vanno a scuola. Quello ce l'hai già, no? Non ti va di entrare qua dentro? Guarda, si va di sotto nell'oltretomba. Ma che uccello mistico è quello? Non è una papera, non è una gallina, non è un'anatra. Cosa sei? Camden Town non è conosciuta solamente per i mercatini di cazzate, ma anche per la grande quantità di cibo un po' da tutto il mondo. E la prima volta che siamo venuti qua non abbiamo mangiato un cazzo. Forse perché eravamo poveri. Guardala lì. Che vuoi? Ma senti chi parla? Te l'ho già detto ieri, non puoi farmi lavorare. Io sì, perché faccio un video ricordo della nostra vita. E io invece? Aspetti solo i like dell'altra gente. È vero. Guardalo, un panda in difficoltà che non riesce a salire sti scalini di Cristo. Sto cercando di non rotolare giù. Come tutti i panda fanno. Esatto. Onestamente c'è una marea di scelta qui, che lo street food che fanno a Bergamo ha solo dell'imbarazzo. Però non c'è una singola cosa che non proverei qua. E all'improvviso Camden Town è diventata Lucca Comics. Siamo appena stati dentro un negozio che dire minuto era riduttivo, piccolissimo, ma tantissime figure di film horror, davvero tantissime. Va bene tutto, però io sto morendo di fame. Ancora, e io invece ho freddo. Stavo pensando che per non perderti per le vie di Camden Town devi conoscere praticamente a memoria, perché se devi trovare un negozio che sai che vende una determinata cosa, come quello di Harry Potter che abbiamo appena visto, cioè devi non riuscirci ad arrivare e due ricordarti dov'è. Tipo, tu sai dove sei ora? Sai che novità? C'è un negozio di caramelle che si chiama Hansel e Gretel. Mi chiedo perché. Sono ancora confuso dal perché del nome io comunque.
2. E tra l'altro c'è lo stesso odore che c'è nel negozio di caramelle che c'è anche a Gardaland. La prospettiva di prendere altre caramelle l'attirava, ma la preoccupazione di spendere altri 17 euro la preoccupa ancora di più. Mi piacerebbe fare un bel mix di tutto. Sono sicuro che 5 anni fa questo tipo di negozi non c'erano a Camden Town, ma potrei anche sbagliarmi. Perché il drago bianco è blu. Allora compriamolo, lo voglio. Oh no. Siamo un po' in ritardo per il calendario dell'avvento. Abbiamo appena scoperto anche un intero negozio Bandai qua. Siamo davvero finiti a Luca Comics allora. E non solo action figure, ma anche sezione videogiochi. E all'improvviso è diventata la zona gacha. C'è il convertitore per le monete e una marea di gacha di ogni tipo della Bandai. Guarda quanti ce ne sono di Spy for Family. Ci sono pure gli anelli, amo. Se vuoi chiedermi di sposarmi è l'occasione giusta, con un anello bello. Ma cos'è sto arcade incredibile di Minecraft Dungeon? Ma perché io scopro l'esistenza di sta roba solamente adesso? Ma è incredibile! Ah no, forse l'hanno spostato qua! È l'arcade di Super Mario che ti dicevo l'altro giorno! È lui! L'hanno spostato qua nella zona Bandai! Ci giochiamo! Ha fatto una sequenza di combo perfette che era veramente imbarazzante, mamma mia. Siamo alla fine venuti da Wendy's e hanno le patatine con la buccia. Ma oltre a quello hanno anche i dispenser dove scegli la bibita. Ma oltre a scegliere la bibita scegli anche il sapore della bibita. C'era la Coca-Cola, la fragola, la ciliegia, il lampone, il lime, la Sprite, ha gli stessi sapori. Io ho preso quella raspberry ed è dolcissima, ma buona. Questi sono i panini. Io l'ho preso al pollo piccante, lei è un burger normale. È proprio buono, è veramente piccante, si sente, però è veramente buono. Non ti dico che si può assaggiare, però quando stavamo scegliendo la casa per dormire in questi 3 giorni avevamo un po' di scelte. Potevamo scegliere anche questa qui, ma siamo rimasti umili, ci siamo scelti la nostra piccola stanzetta. Cioè, guarda qua, molto meglio quello che abbiamo scelto noi, dai. Ma noi ci rendiamo conto che c'è gente che ti fa le fotografie fuori da casa e tu devi restare lì a guardare. Cioè, pensa se fuori da casa tua ti arrivasse un po' di gente con dei telefoni e ti iniziasse a fare le fotografie. Tu non ti metteresti lì all'unica finestra illuminata a dire: oh, me ne andate o no? Quella finestra lì, secondo te, c'è qualcuno che sta vedendo la TV? Cosa sta guardando? Sky TG24. Un documentario su se stesso. Esatto. Secondo te c'è un citofono? Tipo per i turisti, uno finto. Ma che secondo me ce n'è uno. Piaci e appare uno che ti dà un pugno. Secondo me ce n'è uno, però non è davanti, è nascosto, e se lo trovi ti danno un premio. E se provi a scavalcare ti sparano. Comunque, appena troviamo una fonte di luce decente, vi raccontiamo una storia sullo scavalcare. Dicevamo poco fa, abbiamo una storia da raccontare noi. Cioè? Sullo scavalcare. No, ho gli incubi. Prima siamo andati in un parco per fare 2 passi che stavamo vedendo ad alcune cose. Abbiamo visto delle papere, ci siamo messi a guardare le papere. E nessuno, compresi tutte le altre persone all'interno del parco, siamo stati chiusi dentro da tutte le uscite. Sono venuti, hanno lucchettato tutte quante le uscite. Abbiamo preso tra l'altro al Tesco il meal deal. Lei ha preso 3 panini al prosciutto e formaggio. Io questo sushi che sembra davvero fighino, con uno snackino, in questo caso abbiamo preso patate e un bere che al momento direi di non toccare, perché il bisogno principale di entrambi è trovare un bagno. Quindi appena finito di mangiare ci butteremo in un pub qualsiasi con la scusa di bere, ma poi andare a pisciare. Buono il panino? No. No, io poi non ti posso dare il sushi. Spicy Roll Dragon. Sembra figo. C'è anche la salsa, tra l'altro. Salsa che metterei volentieri sull'insalata. Un uomo non scopo, ragazzi. So, very smart. E ha molto buono. Caspore. Pure, devo chiedere. Posso dire che il sushi col meal deal è la cosa più onesta che abbia mai visto in sto posto a livello di prezzo. Porca troia, 5 euro da noi è quello piccolo da 4 pezzi. Guarda quanta luce, amo. Siamo arrivati a Piccadilly. Nonostante quello che diceva Google Maps, questo luogo esiste ancora. Il Kingdom of Threats, che noi eravamo convinti si chiamasse Kingdom of Sweet, tra l'altro. Si chiamava Kingdom of... Sicura?
Però amo, se vuoi, puoi lasciarci altri 17 euro qua. C'è l'odore di zucchero nell'aria. Avrà anche cambiato nome e tutto, ma l'odore di zucchero è proprio qua. Nel Kingdom of Sweet c'è l'odore di zucchero, qui c'è odore di cioccolato. Ma tanto cioccolato che chi è diabetico qua entra e crepa due minuti dopo.